Tifosi in rivolta contro il cantautore romano Antonello Venditti. È proprio quello che è successo ieri sera sotto la sua casa, dove un gruppo di ultraromanisti ha affisso uno striscione che non lascia adito a dubbi. Nel 2001 c'è Magnato, nel 2013 c'è Sputato. Venditti verme, si può leggere. Uno sfogo maturato dopo che martedì il cantante romano aveva lanciato una provocazione per spronare il presidente e i dirigenti a riportare la squadra della Roma ai contenuti e ai toni di un tempo, quando prevalevano sentimenti di sportività e amore. Il mio inno non è più identificativo della squadra che conoscevo, era smottato Venditti. Mi piacerebbe se lo togliessero. E poi aveva concluso, forse per rimediare alle forti parole usate, sempre orgoglioso di essere con voi, uno di voi, per sempre. Gli inni sono nel cuore, non appartengono più all'autore, ma ad ognuno di noi. Forza Roma! Ovviamente stiamo parlando dello scudetto vinto dalla Roma nel 2001 e della grande festa promossa al Circo Massimo, dove il cantante aveva presentato il nuovo inno che c'è. Dopo aver visto lo striscione, Venditti non è rimasto tuttavia in silenzio e nel corso della giornata ha scelto il suo profilo Facebook per rispondere alla scritta insultante. E così sul sito si può leggere: chi è pagato tra di noi? Chi sfrutta il vostro cervello e il vostro cuore? Questa è la vostra Roma? La mia è fatta d'amore, di cultura e di poesia. Rifletti, anonimo che scrivi. Auguri, Antonello. Postscriptum, chiedo scusa a tutti i miei fan che non sanno cosa accade a Roma in questo momento. Ci vediamo domani a Rimini. Non so se i fan accetteranno le scuse, ma di certo la bomba è stata lanciata e per l'intera giornata i social network e le radio non hanno parlato d'altro.